Buongiorno. C'è l'immagine classica dell'occhio del ciclone, quando si è al centro che c'è l'assoluta pace. A me pare che il degrado di questa nostra civiltà sia esattamente una situazione analoga. Sembriamo tutti allegri, tranquilli e non ci accorgiamo di questo degrado, di questa pauperizzazione del culturale, della conoscenza, di tutto ciò che ricerca di un qualcosa che giustifichi la nostra esistenza. Cioè, pensiamo che nei musei fanno la mostra di Heidi, naturalmente organizzata da una donna, la mostra di Heidi. Cartone animato. A Palazzo Strozzi viene ospitata per una mostra Marina Abramovic, una body artista su cui ho già parlato e scritto, quindi mi astengo. Siamo in una situazione di Walt Disney è considerato un genio, quasi fosse Michelangelo. C'è questa modernizzazione, ecco, tutto quello che è un pensiero riflessivo si disperde quando va bene in provocazioni. Ad esempio, a Torino fanno un festival che già come definizione io trovo ridicolo, c'è cioè un ossimoro. Il festival della spiritualità, trovo francamente adatto ai tempi in fondo, no? E che è uno dei protagonisti di questo festival, chi è? È un certo François Julien, che ci dicono che è un filosofo sinologo francese. Dirige il Collegio Internazionale di Filosofia. Tra i suoi libri, Il saggio è senza idee. L'identità culturale non esiste. Ecco, mi fermo qui, non mi sembra il caso di andare avanti. L'identità culturale non esiste. Quindi tutta la storia della cultura, della costruzione graduale di una conoscenza imperfetta finché si vuole, non esiste. La cultura non esiste, la cultura è un qualcosa di senza identità. Ecco, questi sono i protagonisti, questa è la star del Festival della Spiritualità. C'è francamente da farsi rizzare i capelli per chi li ha. Ecco, io penso che la forma di ignoranza è naturalmente conseguenziale al non rendersi conto. Cioè, un ignorante, non vi è mai capitato di parlare a volte con persone profondamente ignoranti che vi spiegano come va il mondo, ti dicono cosa succede, il perché, come sono le persone. Mi è capitato tante volte. E magari sono meglio questi, che almeno dicono qualcosa di genuino, di certi filosofi della New Age contemporanea che si inventano. Infatti questo filosofo, il titolo dell'articolo che lo esalta, dice: grazie a Dio dicemmo no. Quindi, questa ricerca continua della provocazione diventa francamente nauseabonda. C'è questi mantra continui che producono poi delle situazioni anche sociali, apparentemente indipendenti, tipo Me Too, no? In cui c'è questo movimento per cui una donna che a un certo punto salta fuori a dire 40 anni fa un certo personaggio ha tentato di violentarmi, il personaggio che sta aspirando una carica importante rischia la rovina della propria vita, della propria carriera. Cioè siamo arrivati a questo stadio qui. Tant'è
cioè una società femminilizzata in cui ragione, etica, conoscenza sono tutti una sorta di pulpurri mondano, una sorta di chiacchiericcio generico, che infatti, voglio dire, il Marina Abramovic a Palazzo Trozzi potrebbe essere una conferma di quello che sto dicendo, perché ammesso, per carità, nessuno contesta i gusti di nessuno, le scelte di nessuno, ma è una questione di coerenza e di sede. Cioè Palazzo Strozzi ha un certo significato, contiene determinate opere. Marina Abramovic c'entra assolutamente nulla con questa realtà culturale. Quindi questa forzatura, dovuta evidentemente alla pervasività, al potere femminile dilagante, la dice lunga su come stiamo andando. Cioè noi probabilmente non ci rendiamo neanche conto, temo, delle conseguenze che avremo di questo disfacimento di cui siamo protagonisti e vittime. Già adesso se ne vedono i frutti, perché la società praticamente è fuori controllo, su questo credo che ci siano pochi dubbi. La società in generale è fuori controllo, è fuori controllo il pianeta per la questione ambientale, climatica, ecologica, eccetera. Cioè praticamente navighiamo a vista con dei capitani tipo Prandi, tipo Macron, questa gente qui. Cioè siamo veramente in situazioni di deriva sempre più inarrestabile. Quindi quando l'arte un tempo in qualche modo salvava, pensiamo al Medioevo, in cui c'era questa povertà, questo disordine, questa vita un po' così pericolosa, diciamo. Però immaginiamoci una persona semplice che entrasse in una cattedrale, in una chiesa, e trovava un respiro, se aveva la sensibilità, se sentiva questa, trovava un respiro. C'è un bellissimo libro di Ken Follett, Pilastri della Terra, in cui narra la costruzione delle cattedrali, no? È un libro bellissimo, perché racconta appunto in qualche modo anche l'origine della civiltà europea, che è basata su questi centri religiosi. Fortunatamente il signor Bergoglio era di là da venire. Questi centri religiosi, che erano però anche centri di attività economiche, di aggregazione sociale, di avvenimenti di vario genere, e rappresentavano delle realtà straordinarie, no? Quindi in un mondo che non era sicuramente tranquillo e sereno, perché guerre, eccetera, tutto quello che sappiamo, però c'era, a differenza di oggi, c'era la possibilità di rasserenarsi un attimo, per esempio anche semplicemente nella campagna, per chi poteva essere ateo, rasserenarsi, per esempio chi invece credeva o comunque aveva un senso di spiritualità, non andava al festival della spiritualità, una cosa veramente orrenda, andava semplicemente in una chiesa. Questo succedeva senza andare al Medioevo, anche quando ero io ragazzo. Entrare in una chiesa, respirare questi profumi di cera, di incenso, era un momento di serenità incredibile. Oggi non è più così. Intanto le chiese sono tutte chiuse perché vengono sistematicamente depredate, e quindi già questo è un segno dei tempi. E poi con questo, dopo il Vaticano II, le chiese non hanno più questa spiritualità che ispirava un tempo, la posizione dell'altare e tutto il resto. Quindi chiaramente la chiesa, come l'arte, segue i tempi, e segue i tempi concorrendo automaticamente alla degradazione socio-economica, spirituale e quant'altro.
è chiaramente molto triste. Cioè, non è che io adesso voglia fare sempre il critico ad oltranza di tutto, lo scontento, come si suole immaginare sempre le persone di una certa età sono critiche per principio, perché era sempre meglio un tempo. No, qui stiamo parlando di storia, cioè le cose che dico sono verificabili. Immaginare una Marina Abramovic a Palazzo Strozzi solo 40 anni fa sarebbe stata una follia tremenda. Ecco, oggi invece è normale. Fare una mostra in un museo di Heidi, cioè, voglio dire, non è che sia una cosa che succede questo. E quindi non è questione di dire i tempi, è proprio che la società che naviga nell'ignoranza, naviga a vista, e come dicevo, è dimostrato anche dai capitani, quelli che comandano, che a capo dei governi, degli stati, tipo come Trump, voglio dire, insomma, questa è una realtà, tipo un ex banchiere come Macron e cose di questo genere. Quindi questa è una realtà, non è non è mai successo. Quando noi sentiamo parlare, sono state fatte delle inchieste sui parlamentari che non riescono a mettere insieme un ragionamento che uno, cioè l'ignoranza proprio come sistema, voglio dire, no? Quindi, ecco, però di questo sembra che vada bene così. Cioè, il problema è che si prende un capro espiatorio e ci si concentra su quello. La realtà diffusa, quello che effettivamente avviene nella società, mi interessa molto meno. Perché c'è questo. Il vero populismo è soprattutto di carattere culturale. Perché è la cultura che immette questo seme di banalità quotidiana. Cioè, un filosofo che non si capisce bene cosa sia, si mette lì a discutere di Dio come se parlasse della partita di calcio, voglio dire. Abbiamo ridotto tutto a una banalità frustrante e demoralizzante. Ed è un dato di fatto, cioè non è un'idea vecchio, giovane, esperto, non esperto, eccetera. Colto non colto, basta vedere questa realtà, la realtà è questa. Quindi non è che c'è da sperare molto di buono. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie non allegre, temo, considerazioni, e ovviamente valgono quello che valgono, come dico sempre, ognuno di voi trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.